Al Pala Diamante di Begato per la nona giornata la CDM Genova ospita la Sangiovannese. Le compagini, entrambe vittoriose nel turno precedente, intendono conseguire un risultato pieno. I padroni di casa per mantenere la vetta della classifica. Gli ospiti per ottenere un'affermazione di prestigio contro la prima della classe. La Sangiovannese non ha neanche il tempo di prendere le misure agli avversari, che questi passano in vantaggio con Ofidani, favorito dalla doppia deviazione fortuita di Mori e Ortolani. Mazzariol della CDM al quarto minuto non concretizza una favorevolissima opportunità a pochi centimetri dalla riga di porta. Il break ospite giunge un minuto dopo con Matteo Iniguez. Pozzo è attento e respinge. La CDM si propone nuovamente in avanti, prima con Ofidani e a seguire con Lombardo. Il risultato resta immutato. Al decimo Pozzo disinnesca efficacemente un'altra sortita offensiva di Matteo Iniguez. Al settimo minuto la CDM perviene al raddoppio. Ottimo Mazzariol nell'impossessarsi della sfera in fase difensiva e chiudere con la marcatura la sua azione personale. Passano meno di 60 secondi e la CDM cala il tris con Lombardo da calcio piazzato. I padroni di casa sembrano aver preso il predominio del terreno di gioco e al decimo arriva il poker di Ricchini. La Sangiovannese replica con Stelloni, ma è un nulla di fatto. Ancora gli ospiti in azione offensiva con Matteo Iniguez ed ancora Pozzo a blindare la porta della CDM. La cinquina per i padroni di casa giunge grazie a un'azione in contropiede che vede Luan Costa nelle vesti di assist man e Busca nel ruolo di finalizzatore. La prima frazione di gara si chiude con un perentorio 5-0 per la CDM. Inizia la ripresa, ma i padroni di casa non sembrano mollare la presa. Pochi secondi, infatti, e il risultato varia nuovamente. 6-0. Autore della marcatura, Lombardo. Doppietta per lui quest'oggi. Un minuto dopo, Cipolli per la Sangiovannese sigla la prima rete per gli ospiti, concretizzando il buono spunto offensivo di Mori. È solo un fuoco di paglia tuttavia, perché al 27esimo la CDM trova la settima marcatura con De Jesus. La pressione da parte dei ragazzi di Mister Pinto prosegue incessante. Ortolani della Sangiovannese è chiamata agli straordinari da Luan Costa. Nelle fasi successive di gioco Ottina per la CDM cerca la gloria personale, ma il suo tiro termina sul fondo. Se gli avanti di casa non perdonano in fase realizzativa, l'estremo Pozzo lascia pochi spazi agli ospiti. Vediamolo in questo frangente vanificare il tentativo di Matteo Iniguez. Più fortuna per la punta ospite sul finire di gara. Dopo aver intercettato la sfera, sigla infatti il secondo gol per la sua compagine. Le azioni degne di nota terminano qui. Prestazione maiuscola della CDM Genova, che con questa vittoria mantiene inalterata la posizione solitaria in vetta alla classifica.